Buonasera a tutti, mi chiamo Andrea Torresani, sono direttore responsabile del giornale Corriere della Riviera. Se vi parlo da questa telecamera, attraverso questo mezzo, è perché voglio comunicare con voi, cittadini del Garda e di Garda, perché stiamo realizzando un comitato associazione dal nome I Gardesani, che dovrebbe portare idee propositive per le prossime elezioni che si terranno a Garda nel maggio-giugno prossimo. E per questo, con un gruppo di cittadini, stiamo vedendo di attuare una formazione che possa valorizzare appunto alcune proposte e iniziative per il paese. Un paese che abbiamo visto in questi tempi è stato sovente degradato, brutalizzato da strutture, orpelli orribili che hanno cementato le colline praticamente senza ritegno alcuno, andando a insediare e insidiare aree come notevoli come le Risare, che ormai sono state ridotte in una caterva con l'abbrodo di cemento armato, insistere su aree come i Beati, zone SIC, parco naturale, in cui non si dovrebbe costruire quasi nulla se non l'edilizia, diciamo, locale e non residenziale, e dall'altra non si è privilegiato in nessun modo per creare delle strutture edili per i cittadini gardesani, privilegiando solo delle speculazioni edilizie eclatanti che sono andate a insistere anche per molto tempo sotto la rocca di Garda, con una gru che svettava imponente sotto questa collina, e a insistere sul territorio creando delle enormi problemi attiche inerenti alla trascinazione dell'acqua, perché con i cementi armati, a forza di riempire il cemento armato un bacino così piccolo, l'acqua rischia di sovraccaricare le strutture e di riversarsi nelle cantine e scantinati del paese, delle case presenti nel paese. Quindi un sistema edilizio enorme che ha privilegiato i pochi a scapito di tanti. E noi, come cittadini gardesani di questo gruppo soprannominato Gardesani, questo comitato, vorremmo che praticamente cessasse questa situazione e finisse, diciamo, questo degrado del territorio, che alla fine si è visto anche con il discorso del fiscale, non è certo diminuito, ma è incrementato tassando ulteriormente i cittadini attraverso rincari vari che sono avvenuti, per esempio, attraverso, per fare un esempio, le bollette dell'acqua, o attraverso magari l'aumento della tassa sulla casa. Dall'altra, il comune ha sempre operato per, diciamo, privilegiare rotonde da migliaia e migliaia di euro, che alla fine andavano a servire magari parcheggi fatti in ville, parco naturale, che dovevano rimanere intoccabili. Soldi questi che, invece di creare rotonde gigantesche che potevano, o che verranno create queste rotonde, essere risparmiati sulle tasse dal punto di vista fiscale, riducendo le tasse ai cittadini, e non impiegare questi soldi in lavori magari molte volte rifatti per due o tre volte, che alla fine si riversavano solo in una continua manutenzione stradale che, oltre a essere gravante, pericolosa per le tasche dei cittadini, alla fine creava anche difficoltà, notevoli difficoltà alla viabilità stradale. Ecco, il nostro intento è quello di dare un impulso in questo senso, nel senso di dire: vediamo, cerchiamo di stringerci uniti come cittadini e prevedere di non continuare a portare continui sperperi di denaro pubblico che viene riversato molte volte in opere inutili. Ci ricordiamo per esempio anche del vecchio asilo, che è stato venduto alla Regione Veneto e successivamente ricomprato recentemente dal Comune di Garda.
cerchiamo così di vedere, di far capire a tutti i cittadini come i soldi che vengono amministrati da certi cosiddetti amministratori sono i soldi di tutti e non devono essere spesi, dilapidati per molte volte cose inutili, ma investiti, cioè, sapendo che chi viene demandato ad amministrare il potere non gestisce i soldi pubblici come fossero di casa sua, ma deve gestirli in modo oculato, sapendo che ogni centesimo fa parte dei cittadini e appartiene al popolo, che deve essere sempre sovrano e a cui l'amministratore non deve essere arrogante, ma deve cercare di trovare le soluzioni ideali per farlo vivere meglio. Per questo noi vi chiediamo, chi volesse aderire a questa libera associazione, di mandare una mail a corrieretorre@alice.it. Vi ricontatteremo al più presto. Vi ringrazio per l'attenzione e spero di aver fatto cosa gradita lanciando questo messaggio.